Decise Assanza le disposizioni da seguire per il 26 luglio, quando si ripeterà il rito millenario dell'ascesa della Madonna sul Monte Cervati, dove resterà per 9 giorni prima del ritorno nella chiesa in paese. Il parroco e il consiglio direttivo dell'Arciconfraternita Maria Santissima della Neve, unitamente al sindaco e alla protezione civile, hanno infatti ufficializzato la tradizionale processione del 26 luglio, adottando alcuni criteri che diventano obblighi per i portatori. Il rito prevede che una volta sul Cervati la statua della Madonna vi resti per 9 giorni, durante i quali si svolge il novenario con il parroco che dice messa 2 volte al giorno. I fedeli a migliaia da ogni parte d'Italia salgono durante il periodo compreso tra il 26 luglio e la notte del 4 agosto, quando la statua della Madonna ritorna a Sanza. Dopo la Santa Messa, affermano dall'Arciconfraternita, la Madonna sarà riposta nella stipa già in chiesa madre e sarà portata esclusivamente dai portatori. Chiunque voglia portare la Madonna dovrà iscriversi presso la sede dell'Arciconfraternita in piazza Plebiscito da lunedì 19 luglio nelle ore 20-22 a domenica 25 luglio nelle ore 20-24, previa dimostrazione dell'avvenuta vaccinazione o dell'esito negativo di un tampone entro le 48 ore prima del 26 luglio. Criteri generali adottati per qualunque tipo di evento. Ai partecipanti verrà consegnata una maglia come segno distintivo. Solo gli iscritti nella lista potranno far parte della compagnia e portare a spalla la Madonna. I restanti potranno salire in modo individuale e mantenendo una distanza dai portatori. Si specifica che l'iscrizione è necessaria per un eventuale tracciamento da consegnare alle autorità sanitarie. Arrivati al santuario, la messa si terrà all'esterno e sarà vietato entrare nella grotta per il saluto, in quanto gli spazi non lo permettono. Sarà possibile pregare davanti alla cancellata e obbligatorio l'uso della mascherina in tutta l'area del santuario e quest'anno non ci sarà la benedizione al ritorno in paese in chiesa madre. Tutto questo, concludono gli organizzatori, sarà possibile solo ed esclusivamente se ci sarà responsabilità da parte di tutti i fedeli. La processione, come la cerimonia, sarà controllata dalle forze dell'ordine e i trasgressori saranno punibili per legge.